Allora, parliamoci chiaro. JavaScript è il linguaggio più scemo che c'è. Tra tutti i linguaggi che ho presentato finora, forse è quello che ho utilizzato di più. Non è quello che utilizzo di più, ma quello che ho utilizzato di più. Se vi ricordate, io non sono una cima di C Sharp, l'ho utilizzato 3 volte in vita mia, eppure JavaScript è quello che mi dà più noia. Cioè, è quello che io faccio sempre fatica a capire. E infatti, nei miei video precedenti, io ho messo qua dei loghi. Oggi ho deciso di mettere un meme, o un meme, come dir si voglia. Questo è quello che, insomma, mi ha fatto ridere di più. Che tra l'altro pensavo che fosse così assurdo da non essere vero. L'ho provato davvero. Cioè, manco a ordinare le cose. Comunque, vabbè, ad ogni modo. Oggi parleremo di JavaScript. Vi avevo accennato la sua storia, non il linguaggio, in questo video. Quindi andatevelo a recuperare. Ma sulla storia di JavaScript magari farò un video dedicato. Oggi dobbiamo parlare sulla questione del linguaggio. Io direi di togliere gli indugi e di iniziare, ma prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, che se mi volete supportare, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale, in particolare di questa serie speciale di Code Academy. Iniziamo. Dunque, JavaScript è nato per la programmazione web, in particolare per quello che si chiama in inglese programmazione client-side, ovvero dalla parte del client. Infatti, il codice JavaScript viene eseguito nei nostri browser. Firefox, Edge, Chrome, insomma, quello che utilizzate. Tuttavia, negli anni JavaScript si è evoluto talmente tanto che è diventato un vero e proprio linguaggio di programmazione general purpose. Infatti, molti ci fanno le cose più disparate. Anche programmazione lato server. Ma per programmazione lato server ne parlerò più in dettaglio quando parlerò di PHP. Adesso non usciamo dai binari. È vero, JavaScript ha fatto passi da giganti. Io stesso, quando ho fatto l'Erasmus e ho fatto un corso di matematica numerica, per chi non sapesse cosa fosse la matematica numerica, è quella branca della matematica che si occupa di approssimare le cose o comunque di calcolare le cose dal punto di vista numerico. Cioè, tu dai un'equazione, differenziale, integrale, quello che vuoi tu, per ottenere un numero. E quel numero molto spesso è un'approssimazione. Ma nonostante i passi da gigante fatti da JavaScript, molte delle cagate che lo rendono quello che è rimangono. Dunque, in maniera differente da come ho fatto la volta scorsa, non vi posso direttamente parlare delle differenze che intercorrono fra JavaScript e tutte quelle che abbiamo visto. Sì, certo, farò dei riferimenti, ma fare dei paragoni come ho fatto sinora non è, diciamo, l'ideale. Questo perché è il primo linguaggio di programmazione che vedremo che è interpretato. Cos'è un interprete? Un interprete è quello che praticamente legge il codice riga per riga e esegue quello che viene fatto. Ora, questa cosa che ho detto non è esattamente la verità, perché molto spesso gli interpreti sono dei JIT, ovvero dei Just-in-Time Compiler. Questo cosa significa? Che anziché tradurre il linguaggio macchina riga per riga, che ha un suo, diciamo, overhead, il Just-in-Time Compiler prende dei pezzetti di codice, tra l'altro quelli che lui pensa che verranno eseguiti al più presto, e li compila. Ma li compila il linguaggio macchina? No, fa una compilazione stile Java o C Sharp, cioè li compila in un bytecode, che poi ci sarà una sorta di interprete di quel bytecode, un po' come la Java Virtual Machine, che si occuperà di eseguire quelli. Però, in linea di principio, un interprete può anche essere implementato che legge il codice riga per riga e va avanti. Ecco, questa è una delle cagate di JavaScript. Perché JavaScript sulla questione riga per riga fa un'eccezione, a me questa cosa mi fa sbarellare. Ma prima di passare a quello, iniziamo dall'inizio. E voglio iniziare con la tipizzazione. Finora abbiamo visto linguaggi di programmazione che vengono definiti strongly typed, ovvero fortemente tipati. Questo significa che,
ogni variabile ha un tipo ben definito. E che una volta che la variabile ha quel tipo, quella resta. Certo, possiamo fare il cast, ma quello significa dichiarare un'altra variabile di un tipo diverso e poi effettuare la conversione di tipo. Possiamo trattare oggetti di una specifica classe come se fossero oggetti di una superclasse, cui si introduce il polimorfismo, il dynamic dispatch, salamadonna, tutte queste cose qua. Ma quello è un'altra cosa. Ma il tipo che ha quella variabile è un tipo ben preciso. E una volta che quella variabile ha quel tipo, rimane tale. Perché tutta sta manfrina? Semplice. Perché JavaScript, e non è il primo che vedremo con questa caratteristica, è quello che viene definito un linguaggio weakly typed, ovvero debolmente tipato. Quando noi vogliamo dichiarare una variabile, la dichiariamo punto e basta. Ecco, questo su dichiararla punto e basta dobbiamo spenderci alcune parole. E quindi iniziamo con la variabile. Vabbè, iniziamo con le variabili. Dunque, vi introduco a questa cosa lentamente e non come fanno di botto molte referenze che ho trovato online. Iniziamo con la cosa più semplice. Se vogliamo dichiarare una costante, un po' come si fa in C#, utilizziamo la parola chiave const. Fine. Se vogliamo dichiarare una variabile che ha lo stesso senso delle variabili che abbiamo visto sinora, ovviamente senza il tipo, utilizziamo la parola chiave let. Il motivo dell'uso della parola chiave let è perché il linguaggio matematico, e non il linguaggio comune, proprio il linguaggio matematico, let, viene tradotto come se fosse sia. Per esempio, se noi scriviamo let x uguale 5, la possiamo insomma tradurre in italiano come sia x impostato a 5, oppure sia x inizializzato a 5. E bene o male, let definisce le variabili con lo stesso stile che abbiamo visto sinora. Ovviamente una costante, una volta impostato il valore durante l'inizializzazione, quella resta. Ok, questo è semplice. Tuttavia, per le variabili, se abbiamo questa variabile a schermo, possiamo avere un'istruzione successiva in cui impostiamo un float o una stringa. Perché JavaScript non gliene frega nulla del tipo, se la gestisce tutta lui internamente. Ora, dove nascono i problemi? I problemi nascono con la parola chiave var. Ecco, var ha un comportamento un po' strano. La possiamo utilizzare un po' come se fosse la parola chiave let, le possiamo intercambiare. Però var ha due caratteristiche che la rendono strana. E infatti io sconsiglio di utilizzarla. Perché var permette di dichiarare più volte la stessa variabile. Perché? Non lo so. Questo cosa significa? Che se noi scriviamo let x uguale a 5, nella stessa funzione, nello stesso blocco di istruzione, non possiamo avere un'altra volta let x uguale a 5, perché ci darebbe un errore, perché dice questa variabile è già stata definita. Però con var se lo fa. Va bene, d'accordo, non sembra una cosa così strana. Ora, qual è la cosa strana di var? Facciamo un passo indietro. Logicamente, ma anche dal punto di vista della programmazione, non possiamo utilizzare una variabile prima che questa sia stata definita. O meglio, la possiamo utilizzare in questa maniera, ovvero come un assegnamento. Io posso scrivere x uguale a 5 dal nulla, però ovviamente non lo possiamo utilizzare dal lato destro di un'assegnazione, perché non essendo stata definita, l'interprete non sa nulla di quella variabile, quindi dà un errore e dice questa variabile non la conosco. E questo è in linea con quello che abbiamo studiato sinora. Benissimo. Ora qual è il problema? Non solo var permette di dichiarare la stessa variabile più volte, ma quella, vabbè, la possiamo capire, ma var permette di utilizzare una variabile prima che questa venga definita. No, no, non vi sto prendendo per il culo. Vedete qua a schermo? Si può fare. E questa è una caratteristica del linguaggio che viene definita hoisting. Hoisting significa innalzare. Quando noi dichiariamo con var una variabile all'interno della funzione, in qualunque punto noi facciamo questa cosa, automaticamente quella riga di dichiarazione viene portata in cima alla funzione. Perché questa cosa è interna all'interprete. Però noi vediamo il codice che prende la variabile tal dei tali è definita a metà della funzione. E quindi, poiché questa cosa è interna, noi effettivamente possiamo utilizzare una variabile prima che questa venga definita. E che valore ha quella variabile? Undefined. Undefined è l'equivalente di null che abbiamo visto in C#. Tra parentesi, null c'è anche in Java. In realtà c'è anche in C e in C++, ma sono implementate in maniera diversa, quindi lasciamo perdere.
Quindi ha questo valore undefined. A me questa cosa loro chiamano caratteristiche del linguaggio, hoisting, salamadonna, a me sembrano tutte cagate. Ma voi pensate che sia fino a qua? Ovviamente no. JavaScript ha altre cagate. E l'altra cagata, proprio quella, proprio grossa, proprio l'hanno fatta grossa, è il modo in cui è stata implementata la programmazione orientata ad oggetti. Perché JavaScript implementa quello che si dice prototype based OOP, ovvero la programmazione orientata ad oggetti basata sui prototipi. Che sono questi prototipi? Finora noi abbiamo studiato la programmazione orientata ad oggetti in cui abbiamo una classe. La classe definisce il progetto, un po' come vi dicevo in questo video in cui parlavo del Titanic, di quello che deve avere un oggetto, e poi noi potevamo definire delle variabili di quel tipo. JavaScript no, si usano i prototipi. I prototipi non sono altro che degli oggetti che già esistono, che praticamente sono dei prototipi che ogni qualvolta che vogliamo istanziare un nuovo oggetto di quel tipo, basta chiamare il prototipo. E quindi non c'è una definizione formale. Noi oggetti possiamo aggiungere, togliere metodi, proprietà, la c***a. Che per carità, anche altri linguaggi di programmazione hanno questa caratteristica, tipo Python. Tuttavia, Python comunque implementa le classi, non ha i prototipi, implementa le classi. Ma non è finito qua. Anche questi oggetti basati sui prototipi hanno bisogno di un costruttore. E come si fa sto costruttore? Si fa semplicemente definendo una funzione. Ora nel 2015 hanno capito che questa era un po' una cagata e infatti hanno introdotto le classi. Infatti io stesso per fare il codice del bowling ho utilizzato le classi, non ho utilizzato sta cosa dei prototipi. Perché? Perché ci ho provato e non ci sono riuscito, cioè è una cosa che va al di fuori della mia comprensione. Se qualcuno si vuole cimentare nel fare lo stesso codice che ho fatto io, non utilizzando la sintassi delle classi che ricalca molto quello che abbiamo visto sinora, ma vuole utilizzare uno stile di programmazione più vicino a JavaScript, utilizzando funzioni come costruttori e queste cose qua, che si cimenti, io sarò felice di aver imparato una cosa nuova, o meglio, non è una cosa nuova, una cosa in cui io ho stabilito di avere un limite, non lo capisco. Forse perché sono stato corrotto da Java? Non lo so, a me piace quello stile. E questo non solo non mi piace, ma manco mi funziona. Perché per esempio ci sono cose che so di sì che non mi piacciono, però le capisco e le so utilizzare. Ora, lasciamo perdere il fatto che le funzioni possono essere utilizzate anche per fare i costruttori, focalizziamoci sulle funzioni. Dando le funzioni si definiscono utilizzando la parola chiave function. Poiché JavaScript è debolmente tipato, non abbiamo bisogno di un tipo di ritorno. Quindi scriviamo function, il nome della funzione e i parametri. Ma secondo voi, anche in queste circostanze, JavaScript non ha delle cagate? Ma certo, perché JavaScript implementa quelle che sono le funzioni variadiche, ovvero le variadic function. Significa che una funzione, noi possiamo mettere ad esempio tre parametri, A, B, C. Però mica noi siamo obbligati a passargli tre parametri. Ne possiamo passare 2, 1, o che ne possiamo passare addirittura anche 68. Lui non si lamenta, prende tutto. Ora, nel caso in cui siamo in difetto, che succede ai parametri che non passiamo? Nulla di preoccupante, vengono semplicemente settate di default come undefined. E se ne passiamo di più di quello che prevediamo? Possiamo prendere i loro valori utilizzando questa sintassi che vede qua a schermo. Un'altra cosa che vorrei specificare in questo video, che ho avuto il tempo di specificarlo negli altri, ma quello che sto per dire vale tale e quale da C sharp fino ad andare indietro fino a C, sono i commenti. Finora i commenti li ho dati per scontato. I commenti sono delle cose che noi scriviamo nel codice che il compilatore o l'interprete non interpreta, quindi lui manco le vede. E i commenti vengono scritti dai programmatori per far capire quello che il codice fa, dare dell'informazione a un altro programmatore in futuro, qualora ce ne sia. Io i commenti li uso pochissimo, perché io stesso quando vado a vedere un codice diversi mesi dopo non lo capisco più. Allora, in JavaScript e in tutti gli altri linguaggi di programmazione che vi ho fatto vedere sinora esistono due tipi di commenti: i commenti singola linea e i commenti multilinea. I commenti singola linea iniziano con due slash. Tutto quello che sta dopo le due slash
possiamo scrivere tutto quello che vogliamo. Al compilatore, all'interprete di turno, non gliene frega niente. Quelli multilinea iniziano con slash asterisco e finiscono con asterisco slash. E in quelle righe possiamo scrivere la qualunque cosa. L'unico linguaggio che fa eccezione è Python, e poi vedremo come si fanno i commenti in Python. Un'altra caratteristica di JavaScript, e questa magari è quella che mi può piacere di più, è che nonostante che sia un linguaggio che importa la sintassi in maniera lampante, che importa la sua sintassi da sì, non obbliga l'uso del punto e virgola. Ovvero, noi non dobbiamo terminare un'istruzione con un punto e virgola, che è quello che ci obbligavano tutti gli altri linguaggi. Cioè, se lo mettiamo in punto e virgola, scoppia il mondo. JavaScript dice, se lo metti, va bene, se non lo metti, fa niente. L'unico motivo che ci obbliga di utilizzare il punto e virgola è qualora noi vogliamo mettere due istruzioni sulla stessa riga. Le due istruzioni vanno separate dal punto e virgola, ma se noi le mettiamo ognuna per la propria riga, non c'è bisogno di mettere punto e virgola. Infatti sicuramente nel mio codice molte linee non avranno punto e virgola, però magari alcune mi sarà scappato che l'ho messo, ma fa niente. Una cosa fondamentale che vorrei sottolineare è l'assenza del main. I linguaggi di programmazione interpretati di solito non hanno un vero e proprio punto d'ingresso, perché praticamente noi chiamiamo l'interprete e gli diciamo interpreta questo file, e l'interprete non fa altro che scorrere il file riga per riga. Quindi tutto quello che sta nelle funzioni verrà richiamato quando quelle funzioni vengono invocate. Ma tutto quello che è al di fuori della funzione è il main, quindi verrà eseguito nell'ordine che appare. E questa stessa cosa vale per PHP e per Python. Non c'è un vero e proprio main. Un'altra cosa di cui vi voglio parlare è il concetto di closure. Ma qua cosa è successo? È cambiato lo schermo! Anyway, proseguiamo. Sfrutto il linguaggio JavaScript per introdurvi al concetto di closure. È una cosa che non c'è in tutti i linguaggi di programmazione, o alcuni la implementano un po' così e così, perché è una cosa che deriva dalla programmazione funzionale. E secondo me, linguaggi come JavaScript, nonostante i suoi disagi, e Python, la implementano in maniera eccezionale. Prima di spiegarvi nel dettaglio cos'è la closure, dobbiamo fare un passo indietro. JavaScript tratta le funzioni come cittadini di prima classe, quindi questo cosa significa? Che a differenza di C o C++, e anche per esempio Java o C Sharp, se là non si chiamano funzioni, si chiamano metodi, non ha importanza, le funzioni sono dei contenitori di istruzioni, di espressioni. Sì, è vero, la stessa cosa è anche in JavaScript. Tuttavia, JavaScript tratta le funzioni come se fossero un tipo. Infatti vi farò vedere poi nel codice che io posso assegnare una variabile a una funzione. Sì, certo, qualcuno potrebbe dire la stessa cosa la puoi fare in C e C++ mediante i puntatori, in C Sharp utilizzando i delegate. In realtà non è esattamente la stessa cosa, perché essendo le funzioni cittadini di prima classe, noi possiamo per esempio creare funzioni annidate, possiamo fare funzioni che restituiscono funzioni. Essendo un tipo, li possiamo restituire come se fosse una variabile normale. E questo lo si fa utilizzando le funzioni anonime. Le funzioni anonime, che sono molto simili alle lambda expression, sono funzioni in cui noi scriviamo function, ma non mettiamo il nome. Però in quel caso li dobbiamo mettere in un'espressione, quindi dal lato destro di un assegnamento, oppure in una return. Non possiamo fare funzioni che restituiscono funzioni. E la stessa cosa si può fare in Python, anche se secondo me Python la fa meglio. Comunque, questo è un mio parere personale. Benissimo. Detto ciò, che cos'è sta closure? Voi sapete che una funzione ha uno scopo. Lo scopo è il contesto di variabili che una funzione può vedere. Restando sul semplice, lo scopo tendenzialmente sono le variabili interne a una funzione, inclusi i parametri, e le variabili globali. Le variabili globali sono quelle che non sono messe in un main, nel caso di C e C++, o nel caso di JavaScript sono quelle che stanno messe al di fuori di una funzione, perché vi ricordo che non c'è un vero e proprio main. La closure estende il contesto delle variabili visibili di una funzione. E questo cosa significa? Quando noi, per esempio, facciamo una funzione annidata, la funzione interna può anche accedere alle variabili della funzione esterna. Ora, questa cosa viene implementata in maniera diversa da linguaggio a linguaggio. Prima di passare al codice, vi voglio dare un po' di nomenclatura. I programmi che vengono scritti con un linguaggio di programmazione interpretato, che sia JavaScript, che sia PHP, che sia per esempio Python, non vengono tendenzialmente chiamati programmi, vengono chiamati script.
Infatti ecco perché si chiama JavaScript. Ah, per esempio, JavaScript non ha nulla a che fare con Java. E tra l'altro, mi sono dimenticato a dirvi da dove viene il nome Java. Java prende il nome dall'isola di Java, dove viene fatto un buon caffè, e infatti il logo di Java è una tazza di caffè stilizzata. Sì, mi sono dimenticato nel video precedente. Vabbè, meno male che c'è questo. Benissimo, pinguini, queste sono le caratteristiche principali di JavaScript. E adesso andiamo a vedere il mio codice. Benissimo, pinguini, per quanto riguarda il codice di JavaScript non abbiamo molto da dire, però ovviamente ho degli appunti da fare. Scriviamo il codice, ovviamente mi fermerò solamente nelle parti interessanti, perché la maggior parte delle cose le abbiamo viste già nei video precedenti. Dunque, const è la parola chiave per le costanti, quindi non ci soffermiamo qua. Se vi ricordate, queste funzioni le avevo implementate in C e in C# come se fossero delle macro. Invece qua le ho implementate mediante lambda expression. In JavaScript le funzioni in generale sono dei cittadini di prima classe. E quindi sono un tipo, come gli altri tipi che sono in un linguaggio, perché nonostante che JavaScript, come gli altri linguaggi di programmazione che vedremo a seguire, sia debolmente tipato, non vuol dire che non ci sono i tipi, è che semplicemente tutta la storia dei tipi se la gestisce lui. Quindi questa è la sintassi con la lambda expression. Abbiamo qui l'operatore freccetta e da questa parte mettiamo i parametri, ovvero la lista dei parametri, in questo caso ne prende solamente uno. Dal lato destro della freccia abbiamo il corpo della funzione, che in questo caso è una sola riga. Benissimo, qui abbiamo due funzioncine che sono built-in di Python. Built-in significa che già lo si trovano all'interno. ParseInt. ParseInt prende un qualunque tipo di dato, che sia un carattere, come in questo caso una stringa o qualunque cosa, e cerca di convertirlo in un intero qualora si possa fare. None significa not a number. None è il risultato di quando si tende di fare operazioni matematiche tra cose che non sono numeri. Vediamo se riesco ad aprire il terminale. Ok, se faccio qua node e per esempio provo a fare 15 più undefined, otteniamo none, perché stiamo cercando di fare un'operazione matematica fra due cose che non sono numeri. Vediamo cosa succede se faccio 15 più una stringa. Queste sono le cagate di JavaScript, perché questo è un int, questa è una stringa, tratta questo int come se fosse una stringa, fa la concatenazione. Vabbè, ci avete le cagate di JavaScript, perché se no qua ci perdiamo, perché sono tante. Come vi dicevo, dal 2015 in poi le classi, questo lo possiamo chiudere per il momento, le classi si fanno con la parola chiave class. Sì, in JavaScript ci sono i prototipi, ma ci sono anche le parentesi graffe, possono essere utilizzate per fare gli oggetti. Sì, in JavaScript ha tipo 3-4 modi diversi per fare gli oggetti, che lasciamo perdere, preferisco il classico modo. Una cosa che non vi ho detto, che è comunque bello ripetere, è che JavaScript ha anche le parole chiave get e set per impostare i getter e setter. Con get e set ovviamente noi creiamo un metodo che funge da proprietà. Ovviamente tipo frame number io lo voglio in sola lettura, quindi qui abbiamo i setter e getter, come stavo dicendo. Ok, scusatemi, in questo caso c'è solamente un get, però vediamo successivamente che altre proprietà che ho creato hanno entrambi get e set. Proseguiamo, e qua c'è uno degli operatori più scemi che c'è in JavaScript. Qua l'operatore, vedete che l'operatore di diverso ha due uguali. Dove è andato a finire il nostro operatore punto esclamativo uguale? C'è, però c'è anche quello punto esclamativo uguale uguale. Perché? Facciamo un passo indietro. JavaScript ha due operatori per fare il confronto. L'operatore uguale uguale e l'operatore uguale uguale uguale. Sì, tre segni uguali. Perché l'operatore uguale è quello per l'assegnamento, quindi lasciamo perdere quello. Qual è la differenza tra l'operatore uguale uguale e quello con tre uguali? JavaScript, quando fa il confronto con quello che facciamo noi con i due uguali, fa un confronto non tenendo conto del tipo. Faccio un esempio. Apro il terminale e apriamo node. Per esempio, se faccio 1 uguale uguale la stringa 1, lui mi dice che è true, perché lui fa una sorta di conversione e vede che sono uguali, ma non sono uguali dal punto di vista del tipo, ma sono uguali dal punto di vista della semantica. Quindi se noi vogliamo anche tener conto del tipo, e quindi facciamo 1 uguale 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 questo, la stringa con l'1 in questo caso ci dirà false. E lo stesso discorso vale anche per l'operatore di disuguaglianza, quindi c'è diverso scritto con punto esclamativo uguale e diverso con punto esclamativo e due uguali.
io ho qui type of, che è un operatore che prende una variabile e restituisce il suo tipo, però il suo tipo lo restituisce sotto forma di una stringa. Io dico controlla che sia diverso da undefined, controlla che sia non solo undefined ma che sia anche la stringa undefined, per evitare c***e che fa JavaScript. Quindi il mio suggerimento è: se c'è un dubbio sui tipi, utilizza l'operatore quello contro uguale per avere lo stesso comportamento dell'uguale uguale che abbiamo visto in altri linguaggi di programmazione. La stessa cosa, come vi dicevo, per la parola chiave let: se si vuole una variabile che abbia lo stesso comportamento di quella che abbiamo visto sinora, usate let. Usciamo fuori da queste menate che fa JavaScript. Benissimo, spiegata questa altra cagata di JavaScript, andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcosa di rilevante che bisogna spiegare. Ecco, per quanto riguarda estendere una classe, JavaScript usa la stessa sintassi di Java, quindi c'è la parola chiave extends. Il costruttore è un metodo speciale che si chiama constructor. Va bene, de gustibus. Anche qua abbiamo il costruttore, super la parola chiave per richiamare i metodi del superclasse, che già abbiamo visto se non ricordo male, quindi non c'è molto da spiegare qua. Il metodo toString qua c'è, vediamo se c'è qualcosa di rilevante che bisogna riportare. Qui c'è, come vi dicevo, un set e get, perfetto. Ora, una cosa che vi volevo spiegare è che anche i metodi possono essere implementati mediante lambda expression, però non conviene farlo. Questo perché le lambda expression vengono trattate diversamente rispetto alle funzioni classiche. E quindi praticamente this, in caso di una lambda expression, ha un significato diverso e quindi si creano casini. Per onde evitare che si creino questi casini, non vale lambda expression per metodi di una classe in JavaScript, perché basta che si esce fuori dagli schemi, si creano casini. Perché se vi ricordate, nel caso di C Sharp, io utilizzai per metodi molto brevi, soprattutto nell'ambito del getter e setter, le lambda expression. Quindi JavaScript, per carità. In JavaScript si possono fare delle stringhe formattate. Prima di tutto, le stringhe in JavaScript si possono fare o con i doppi apici o con i singoli apici. Se vi ricordate, nei linguaggi precedenti, i doppi apici erano per le stringhe e i singoli apici per i caratteri. JavaScript non ha questa distinzione tra carattere e stringa. La stessa cosa la fa anche Python. Però, se noi utilizziamo quello che in inglese si chiama il backtick, ovvero l'accento al contrario, ci permette di creare delle stringhe formattabili. Cosa si intende? Utilizzando questa sintassi, segno del dollaro è la parentesi graffa all'interno di una stringa, ripeto, con il backtick sia all'inizio che alla fine, possiamo inserire all'interno delle espressioni che vengono valutate. E quindi tutto questo verrà semplicemente sostituito con l'esimo elemento dell'array sequence. E invece tutto questo verrà poi sostituito con i più 1. Ovviamente questo throw è per lanciare un'eccezione. Questa sintassi serve per fare il for each loop, current frame di these frames, permette di fare quindi il ciclo for each. C'è un'altra sintassi che permette di fare un altro tipo di ciclo for each, che anziché di of mettiamo in. Cosa cambia la differenza? Con of qui dobbiamo mettere un iteratore e quindi sappiamo, quindi di questa cosa ne abbiamo parlato nel video precedente, quindi non approfondisco. Con in lui non fa altro che iterare per tutti i parametri di un oggetto. Eh sì, perché JavaScript deve avere queste distinzioni. Poi vedremo in Python che questa distinzione non c'è. Una cosa che non vi ho detto per quanto riguarda il console.log. JavaScript, come vi dicevo, non è un linguaggio nato per essere utilizzato da riga di comando, nasce per essere interpretato da un browser. Quando si crea un'applicazione web in JavaScript e che viene poi eseguito da un browser, non c'è la riga di comando, però se dobbiamo debuggare e stampare delle cose, c'è una finestrella che si chiama la console, che ci dà anche l'opportunità di interagire con l'interprete JavaScript. Non solo vengono riportate tutto quello che viene stampato, ma fa vedere anche tutti gli errori. Però nascendo da là non c'è il comando print, perché non deve stampare nulla a schermo. Quindi c'è la funzione log all'interno dell'oggetto console, qualunque oggetto questo sia, a noi non interessa. Ovviamente quando noi utilizziamo node, la funzione log non va a stampare in questa console, va a stampare nella riga di comando. Perché questa cosa è rimasta da dove nasce JavaScript. Perché questa cosa è rimasta dalle origini di JavaScript, quindi
Detto ciò, proseguiamo. Fin qui, non c'ho nient'altro da dire. Possiamo eseguire il codice e vedere che funziona regolarmente. Ovviamente dobbiamo testare la mia nuova partita. E ora, com'era la mia nuova partita? Se non copio male, deve essere 819-xx72x-xxx9-. Con risultato di 121. Yes! Pinguini, io vi consiglio di andare a vedere questo codice poi nel dettaglio. Se pensate che abbia tralasciato delle cose, fatemelo sapere nei commenti. Io ho visto che qualcuno mi ha fatto presente che non ho parlato di liste, ma io ho spiegato quello che io ritenevo l'insieme minimo che si potesse raccontare in un'ora per fare questo programma. E questo programma, diciamo, non ho utilizzato le liste, o meglio, non come mi hanno fatto intendere in quei commenti. E quindi, pinguini, io vi ho spiegato Java in un'ora. Non è vero, ancora c'è uno sbotto di tempo. E quindi, passiamo a PHP. Sigla! Benissimo, pinguini. Non ve l'aspettavate? Adesso parliamo di PHP. Dunque, chi ha creato PHP aveva certamente più sale in zucca di quelli che hanno fatto JavaScript, perché PHP è stato sviluppato sulla falsariga di C e C++. E quindi molte delle cose che vi ho fatto vedere in questi due video si applicano in maniera brutale. E ovviamente alcune delle cose che ho detto di JavaScript si applicano anche in PHP. Però dal mio punto di vista PHP è un linguaggio di programmazione che riserva meno sorprese rispetto a JavaScript. Ah, che tra l'altro devo cambiare il logo. Torno subito. Visto che è stato facile. Dunque, l'implementazione più importante che c'è di PHP è quella fatta da Zendo. È scritta in C e C++ ed è la numero uno. Dunque, PHP ha tante delle cose che abbiamo visto sinora, inclusa la programmazione orientata ad oggetti. Anche PHP implementa l'ereditarietà singola, ha l'interfaccia e tante di quelle cose che poi andremo a vedere nel codice. Quindi quello che farò adesso è di spendere questo tempo che ci rimane per parlare delle differenze più importanti. La prima cosa che vi devo dire è la funzione echo. La funzione echo è quella che permette di stampare a schermo. Sì, c'è anche printf, però diciamo quella di default, quella più importante nel linguaggio, quella che è spuntata prima, non so come definirla, è la funzione echo. Infatti poi la vedete nel mio codice. Le variabili in PHP è una cosa che è strana, che tra l'altro l'ho notata in un vostro commento, è che le variabili in PHP iniziano tutte col segno di dollaro, non c'è nessuna esclusione. Se proprio la possiamo dire, l'unica eccezione sono per le costanti, perché le costanti non vengono trattate come abbiamo visto sinora, che sono delle variabili a cui aggiungiamo un modificatore, final, const, in base al linguaggio. Le costanti vengono definite mediante un'apposita funzione che si chiama define, che è una funzione built-in di PHP. Poi, come utilizzare la funzione define, la vediamo sempre nel codice. E questo mi permette di dirvi che PHP, se andate sulla documentazione ufficiale, vedete che ha una pletora di funzioni built-in, ma proprio sono uno sbotto. Funzioni built-in, in questo caso, sono funzioni che ci troviamo già a livello di linguaggio e che sono implementate in C o in C++, in base a quello che è. Perché funzioni fatte in C sono più veloci di quelle fatte in PHP, perché comunque PHP è sempre un linguaggio interpretato. Quindi, una cosa che magari è importante dire è che tendenzialmente i linguaggi interpretati sono sempre più lenti di quelli compilati. Infatti, anche PHP implementa un sistema di JIT, di Just-in-Time Compiler, per renderlo più veloce. Quindi questo significa che non c'è un include, non possiamo includere niente? No, perché se noi facciamo per esempio una classe o delle funzioni, possiamo utilizzare include per includere altri file PHP all'interno di un altro script per importare funzioni che abbiamo definito noi, funzioni o classi, insomma, quello che abbiamo fatto. Benissimo, come facciamo ad includere roba all'interno del nostro codice in PHP? Lo si fa utilizzando due di queste parole chiave. O utilizziamo include o utilizziamo require. La differenza fra le due è che se un file non viene trovato con include lancia un warning, ma il warning continua l'esecuzione. Invece con require lancia un errore e stoppa l'esecuzione dello script. PHP ha tutti gli operatori che abbiamo visto finora. Quelli aritmetici, quello di assegnamento,
uguale uguale, quello con tre uguali, ce le ha tutti, tutti quelli che abbiamo visto. Però mi voglio soffermare su alcuni perché sono degni di nota. L'operatore punto in PHP, esiste anche la versione con l'assegnamento, quindi punto uguale, non serve per accedere alle proprietà e metodi di un oggetto, ma serve per concatenare stringhe. Che se vi ricordate, un altro operatore utilizzato più o meno per lo stesso motivo era quello freccetto, ovvero trattino e parentesi angolare chiusa. In C e C++ quello veniva utilizzato per accedere alle proprietà e metodi di un puntatore o a un struct o addirittura a un oggetto. Invece in PHP, poiché hanno utilizzato il puntino per concatenare le stringhe, hanno deciso di utilizzare l'operatore freccetta per accedere ai campi di un oggetto. Purtroppo PHP ha importato una cagata di C++ e a PHP francamente gliela perdono. Ovvero, come si chiamava? Lo scopo dell'assolutor operator? Lo vediamo bene come si usa nel codice, quindi sappiate che c'è, poi nel codice vi farò vedere come si usa e in quale contesto si usa. Un altro operatore interessante che c'è anche in C Sharp è il null coalescing operator, che si scrive con due punti interrogativi. Questo operatore è un operatore infisso, quindi sta nel mezzo di due operandi, che dice se il primo operando non è null, questa espressione viene invalutata col primo operando. Se invece il primo operando è null, restituisce il secondo operando. Poi nel codice vi farò vedere dove l'ho utilizzato, perché l'ho utilizzato ed esattamente a cosa corrisponde. Quindi poi vedete nel codice come io riesco ad accorciare linee di codice, o meglio, non linee di codice, ad accorciare una linea di codice, utilizzando questo nuovo operatore che non ricordo esattamente in quale versione di PHP è stato implementato, per a beneficio di una maggiore leggibilità. Ecco, un operatore di cui vi voglio parlare, che è molto interessante, che ha un nome particolare, è lo Spaceship Operator, che è questo che vedete qua a schermo. Sono questi tre caratteri. Parentesi angolare aperta, uguale, parentesi angolare chiusa. Ecco perché si chiama Spaceship Operator, perché sembra una nave spaziale. Tra l'altro, lo Spaceship Operator è già presente in C++. E a cosa serve questo operatore? È un operatore di confronto, quindi anche lui è un operatore infisso, quindi sta nel mezzo di due espressioni. Se le due espressioni sono uguali, restituisce 0. Se il primo operando è minore del secondo operando, restituisce meno 1. Viceversa, se il primo operando è maggiore del secondo operando, restituisce 1. Quindi, uguali 0. A minore di B restituisce meno 1. A maggiore di B restituisce 1. E questo è comodo quando noi vogliamo fare funzioni che ordinano degli elementi di un array, magari dobbiamo specificare come effettuare un confronto nel caso in cui stiamo utilizzando un tipo customizzato, tipo una classe. Anche se vi ricordate, nel contesto di magari di indexer, un oggetto è un oggetto. Dobbiamo dire noi se quell'oggetto può essere utilizzato come se fosse un array. E la stessa cosa è quando noi magari mettiamo degli oggetti in un array e poi li vogliamo ordinare. PHP o qualunque altro interprete o linguaggio di programmazione non sa come fare il confronto fra oggetti per ordinarli e quindi lo dobbiamo stabilire noi. Un'altra cosa interessante, che poi ce la ritroviamo da un'altra parte, è l'espressione match. Ora, l'espressione match cosa fa? L'espressione match, quindi, essendo un'espressione, la possiamo mettere dal lato destro di un assegnamento o in un return. Cosa fa? Data una variabile, noi possiamo stabilire dei casi. Quindi se per esempio gli passiamo un numero, se la variabile che noi gli passiamo ha il valore 0, noi possiamo dire il valore 0 deve essere valutato con una stringa. Facciamo un esempio molto banale. Noi vogliamo usare un'espressione match in cui gli passiamo il voto di uno studente. Se lo studente prende un voto fra 0 e 17, mettiamo qua bocciato. In tutti gli altri casi mettiamo promosso. E quindi questa espressione che vedete qua a schermo verrà valutata bocciato se siamo nel primo caso, promosso in tutti gli altri casi. Qualcuno mi potrebbe dire, ma esiste lo switch case per questo? Io di switch case non ho parlato. Lo switch case è vero, fa una cosa molto simile, ma non è la stessa cosa. Prima di tutto perché lo switch case non è un'espressione, è una struttura di controllo, è come se fosse un if. Quindi, essendo una struttura di controllo, non lo possiamo utilizzare in un assegnamento. Possiamo mettere all'interno degli assegnamenti. Quindi il match estende l'applicabilità del vecchio switch case perché può essere utilizzato come un'espressione. Però è meglio magari spendere due parole sullo switch case visto che siamo qua. E lo switch case c'è in tutti i linguaggi che abbiamo visto. Dunque, lo switch case, noi scriviamo switch e mettiamo qua una variabile. Lo faccio vedere ovviamente in PHP, ma la sintassi è molto simile in altri. E poi mettiamo tutti i casi.
tutti i casi che vogliamo. Nel caso in cui vogliamo gestire un caso che sia tipo la clausola else di un if, scriviamo qua default. E praticamente cosa succede? Se per esempio questa variabile è di questo valore, solamente questa parte del codice verrà eseguita. Non dimentichiamoci che dobbiamo mettere un break, perché se non mettiamo un break, quando il programma salta a questo punto, andrà in cascata su tutti gli altri, quindi il break permette di uscire. È una cosa fondamentale. Il motivo per cui dobbiamo mettere il break è una cosa che non vi spiego, perché è una cosa un po' complicata, però magari se vi interessa vi faccio un video a parte. Anche PHP come JavaScript è debolmente tipato. Tuttavia, se noi vogliamo per qualche motivo, in qualche funzione, forzare dei tipi, PHP permette di utilizzare la notazione dei tipi. Noi possiamo scrivere funzioni o metodi senza tipi. Mettiamo qua la variabile e via. O le variabili, un'importanza, tutti i parametri che vogliamo. Però non dobbiamo mettere un tipo. Però se per qualche motivo lo vogliamo, possiamo utilizzare una sintassi molto simile a quella di C o C++, in cui diciamo, per esempio, questa vogliamo che sia un int, questa vogliamo che sia una stringa. E se noi non rispettiamo la notazione dei tipi, abbiamo un errore a runtime. Ora, JavaScript, non voglio entrarne nel dettaglio, però, restando in maniera superficiale, e so che qualcuno qua mi dirà nei commenti, no, stai sbagliando, va bene, scrivetemi, tanto mi avete scritto uno sbotto di roba nei giorni scorsi, quindi lasciamo perdere. JavaScript nella sua essenza principale non ha questo genere di annotazione dei tipi. State scrivendo già, vero? Vi ricordate quando io vi parlavo qualche video fa dei metodi speciali? Java ha dei metodi speciali, non ne ha tantissimi. C Sharp ne ha molti di più. Anche PHP ha metodi speciali, però li chiamano metodi magici. Tutti i metodi magici, come vedremo, iniziano con due underscore. Nel codice che vi farò vedere io ne utilizzo due metodi magici, se non ricordo male, che è il costruttore e il metodo toString. Un altro metodo magico di cui vi accenno ma non vi mostro nel codice è il distruttore. Se c'è un costruttore c'è pure un distruttore. I linguaggi di programmazione orientati ad oggetti che implementano un distruttore sono C++, C Sharp e PHP. Java non ha un distruttore. Il motivo per cui esiste un distruttore è opposto al motivo per cui esiste un costruttore. Un costruttore inizializza un oggetto, un distruttore lo deinizializza. Questo non vuol dire che dobbiamo mettere le proprietà a zero, non serve per quello. Poi, per esempio, un oggetto può avere delle cose pendenti. Per esempio, può avere un file aperto, o può avere una connessione a un server, o può avere una connessione a un database, che è una cosa molto comune in PHP. E quindi, per chiudere un programma in maniera corretta o comunque per disconnettere in maniera corretta queste connessioni o file aperti, noi possiamo avere un distruttore, che in PHP si chiama in questo modo, underscore underscore destruct, che praticamente quando l'oggetto viene eliminato, cioè tolto di mezzo, prima che venga tolto di mezzo viene chiamato quel metodo per fare queste cose. Il motivo per cui Java non ha un distruttore è, secondo loro, perché siccome noi non esplicitamente deinizializziamo gli oggetti, ci pensare il garbage collector e quindi non sappiamo quando il garbage collector farà quella cosa. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare in PHP sono i tratti. Ora, nel codice non sono previsti l'uso di tratti, però magari, non so se c'è tempo, magari riesco a metterli da qualche parte, però comunque li voglio introdurre perché anche questi ce li ritroviamo da un'altra parte. I tratti sono dei contenitori, non so come spiegarlo bene, che contengono funzioni. In realtà sono metodi che possono essere utilizzati all'interno di una classe. Infatti noi non estendiamo i tratti, ma li usiamo utilizzando appunto la parola chiave use. Questo permette due cose. Punto uno, di riutilizzare il codice. Secondariamente, per aggirare l'ereditarietà singola. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma perché non mettono l'ereditarietà multipla? Eh no, perché allora lì avremmo il problema del diamante, quello che si chiama in inglese the diamond problem. Cosa che, bene o male, Python risolve. Comunque, dal mio punto di vista, in questo linguaggio, PHP, i tratti sono un po' un'ennesima aggiunta che, bene o male, Java ha risolto
permettendo di avere interfacce col metodo implementati, perché se vi ricordate vi avevo detto che le interfacce non implementano il metodo, ma hanno solamente il prototipo. Da una versione di Java in poi, che non mi ricordo quale, ma la metterò qua a schermo, le interfacce possono avere le implementazioni di default, quindi possono avere del codice. Questa cosa non si può fare in PHP, le interfacce restano semplicemente delle definizioni di metodi, senza implementazione, per quello ci sono i tratti. Se rimane del tempo e riesco a pensare un modo bello per utilizzarlo nel nostro caso del bowling, li utilizzeremo nel codice. E quindi, pinguini, non perdiamo tempo e andiamo a vedere il nostro codice del bowling in PHP. Allora, devo essere sincero, per PHP non ho molto da dire dal punto di vista del codice. Però ovviamente, come ho fatto in JavaScript, facciamo gli appunti dove mi serve. Dunque, la primissima cosa che devo dire di PHP è che il codice di PHP, anche se viene interpretato non all'interno di un server web, quindi come se fosse un programma normale da riga di comando, in ogni caso PHP interpreta il suo codice quando è all'interno di questo tag. Questo tag è parentesi angolare aperta, punto interrogativo PHP. E ovviamente alla fine ci abbiamo punto interrogativo parentesi angolare chiusa. Tutto quello che sta scritto fuori non verrà mai interpretato. Le define servono appunto per definire delle costanti, tuttavia con la differenza di come abbiamo visto in passato, l'identificatore va passato come se fosse una stringa, perché questa è una funzione. Tuttavia poi nel codice si possono utilizzare come dei identificatori normali. Ora, una cosa che non vi ho detto, perché non ve l'ho mai detto, c'è una regola non scritta in programmazione, che tutte le costanti vanno scritte con le lettere maiuscole, tutte le variabili con le lettere minuscole. Se sono più di una parola, in base al linguaggio si fanno delle convenzioni diverse. La convenzione di Java è quella del camel casing, cioè tutte le prime lettere delle parole, tipo questo, tipo frame number, number un'altra parola, si mette con la N maiuscola. Si chiama camel casing perché è, come sapete, il case significa le lettere maiuscole e minuscole in inglese, camel perché tipo siamo tipo le gobbe di un cammello. Diciamo, il camel casing è una convenzione di Java, ovviamente si può utilizzare dappertutto perché, come dicevo, è una convenzione, però per esempio altri linguaggi preferiscono altre convenzioni. Queste sono sempre le stesse funzioni che in C++ ho fatto mediante macro, qua sono delle funzioni normali. Function permette di creare una nuova funzione. Fin qua è tutto regolare. Tuttavia è importante notare che tutte le variabili in PHP, tutte, nessuna esclusa, iniziano col simbolo di dollaro. Queste no, perché non sono variabili ma costanti, e PHP le tratta diversamente. PHP implementa le classi più o meno nel modo in cui abbiamo visto sinora in tutti gli altri linguaggi, soprattutto Java e C#. Infatti c'è questa interfaccia che si chiama Array Access, che ci permette di implementare gli indexer in PHP. Utilizziamo la parola chiave implements, che richiama quella di Java. Qui abbiamo i modificatori di accesso per queste proprietà, anche le proprietà degli oggetti hanno il simbolo del dollaro. I metodi speciali in PHP iniziano con due underscore. Il costruttore è un metodo speciale che si chiama construct, che prende questo parametro in questo caso. E anche in PHP abbiamo this, che funziona come l'abbiamo visto in passato. Ovviamente JavaScript fa dell'eccezione, come vi dicevo poco fa, ma lasciamo perdere, non voglio più parlare di JavaScript. Non so se lo state notando, in PHP l'operatore per accedere alle proprietà e metodi è l'operatore freccetta. Facciamo un passo indietro. Negli altri linguaggi abbiamo visto che l'operatore per accedere ai campi di oggetti era il puntino, con la differenza di C e C++, che si utilizzava il puntino, struct, e nel caso di C++ di oggetti, se erano allocati nello stack. Se invece erano dei puntatori o allocati dinamicamente con la parola chiave new, si utilizzava l'operatore freccetta, perché quello era l'operatore di dereferenziazione. PHP, a differenza di altri linguaggi che hanno rimosso l'uso dei puntatori o comunque lo usano internamente e noi non ce ne accorgiamo, ha deciso di utilizzare l'operatore freccetta. Perché? Non lo so. Ovviamente vi pare che questo sia l'unico malessere di C++ che PHP ha importato? No, ne ha importato anche un altro. Adesso vediamo. Questi metodi sono quelli che dobbiamo implementare in virtù dell'interfaccia, cosa come si chiamava? Array access, esatto. Mi permetto di utilizzare questo oggetto come se fosse un array, quindi un indexer, utilizzando la nomenclatura di C#. Il get è per prendere un valore, quindi quando noi utilizziamo
l'oggetto come un array nel lato destro di un assegnamento o in un'espressione, il set nel lato sinistro di un'espressione. Quando voglio rendere un oggetto in sola lettura, per quanto riguarda, diciamo, il concetto di indexer, magari il set, qua gli faccio lanciare un'eccezione, più sotto lo faccio. Fatemi vedere se c'è qui qualcos'altro da commentare. Sì, c'è il metodo toString, che inizia con due underscore perché è un metodo speciale. PHP utilizza questo nome, anziché di metodi speciali, li chiama metodi magici. Vabbè. Extends viene utilizzato per estendere una classe, quindi per creare una sottoclasse, e richiama, diciamo, la sintassi di Java. Adesso qua mi devo fermare perché devo parlare di tante cose. Ora, qual è il problema? Se vi ricordate dai miei video precedenti, faccio vedere qua a schermo quello di C#, che quando io creavo la classe lastFrame che estendeva frame, il costruttore non faceva passare nessun argomento, perché il costruttore di frame, se vado su, prende il frame number che va da 1 a 9. Beh, in teoria anche 18 ci può andare, però noi sappiamo che va da 1 a 10, scusate, ho sbagliato. Però nel lastFrame non c'è bisogno di fargli prendere il numero del frame, perché se lastFrame è sicuramente il 10, che è impostato mediante una costante, noi sappiamo che nel bowling ci stanno 10 frame, fine del discorso. Però PHP non ha il metodo overloading. Non ce l'ha. Lo si può creare utilizzando un metodo magico, si chiama underscore underscore column, ma è troppo complicato, lascio perdere. Perché nel momento in cui io qua non metto nessun parametro, perché io negli altri linguaggi non mettevo nessun parametro in virtù del metodo overloading, mi dà questo errore che vi ho messo qua, che dice praticamente il costruttore di lastFrame deve essere compatibile col costruttore di frame, quindi deve avere lo stesso numero di parametri. Il nome se ne sta fregando, ma basta che ci sia lo stesso numero di parametri. Prima di tutto vedete che anche a PHP gli piace l'operatore 2, lo scope, come si chiamava, lo scope resolution, resolution operator, una cosa di quella che cade là. Ha importato anche questo vizietto da C++, ma diciamo PHP la posso perdonare. E quindi io qua un parametro glielo devo mettere, però qua c'è una sintassi molto strana, perché qui ci ho messo un underscore. Ora, cos'è questo underscore? Questo underscore non è niente. Io posso chiamare una variabile come meglio mi aggrada. La posso chiamare anche Pippo o Paperino. La stessa cosa vale per i parametri. Siccome io questo parametro non lo uso mai, non voglio che abbia un nome invasivo, quindi lo chiamo semplicemente underscore. Come tutte le variabili in PHP, devo mettere sempre il segno del dollaro, ma possiamo andare avanti. Questa è la prima volta che noi ci imbattiamo nel caso di un linguaggio in cui possiamo impostare il valore di default dei parametri. Il valore di default significa che se noi non passiamo nessun valore a quel parametro in particolare, il default avrà null. Quindi praticamente sto aggirando alla necessità che PHP mi obbliga ad avere un parametro in virtù del fatto che il costruttore di frame ha un parametro. Io dico semplicemente chiamalo Pippo e default lo lasci null. Questo perché? Perché quando io istanzio un oggetto di tipo lastFrame, vediamo dove lo faccio, vedete qua non passo nulla, quindi all'esterno io utilizzo questa classe esattamente come utilizziamo in altri linguaggi, ma all'interno devo, diciamo, soddisfare i capricci dell'interprete PHP. Come li soddisfo? Gli dico semplicemente di default lascio un null. E infatti non faccio altro che chiamare il costruttore della superclasse utilizzando la parola chiave parent e non super come abbiamo visto sinora. E anziché utilizzare l'operatore freccetto, dobbiamo utilizzare l'operatore due punti, come si chiama, e gli passo nframe. Anche quando creiamo un oggetto tipo lastFrame, gli passiamo come primo parametro 18, glielo possiamo passare perché questo è semplicemente il valore di default, ma glielo possiamo lasciare. Comunque io qua non sto facendo alcun uso di questo parametro, e quindi sti. Calculate score, anche in questo caso lui prevede il frame precedente, e poi qua, se vi ricordavate, avevamo i tiri successivi di next roll. Infatti andiamo a calculate score della classe frame, cioè abbiamo next rolls, però come vi ho detto nel caso dell'ultimo frame non abbiamo bisogno di next roll, e qui faccio lo stesso barbatrucco, gli metto nulla. Però qua perché non ho messo null? Ve lo spiego subito. Non ho messo null perché quando noi facciamo calculate score, in ogni caso next roll glielo passo, anche se è l'ultimo frame. L'unica differenza è che se siamo nel primo frame non abbiamo un frame precedente, infatti gli passo null, che a differenza di altri linguaggi che abbiamo visto, null è scritto con tutti i caratteri maiuscoli. Anche in C++ sono scritti tutti i caratteri maiuscoli, ma là sono implementati, come vi dicevo, in maniera diversa.
qui lanciamo un'eccezione, qui abbiamo la funzione sprintf. Sprintf non stampa niente a video, è tra l'altro la stessa funzione, col medesimo funzionamento c'è pure in C, infatti PHP richiama molto C e anche C++. E ovviamente quello che vi dico vale anche in C e in C++. Si comporta esattamente come printf, ma anziché di stampare a schermo la stringa formattata, semplicemente la restituisce per essere utilizzata all'interno del linguaggio. Perché la potenza di printf, di formattare una stringa, qui mettiamo un carattere, qui ci mettiamo un numero decimale, è bello. Come vi dicevo, a me piace questo genere di sintassi per creare stringhe formattate. Io amo printf, come vi dicevo, i suoi derivati, e uno di questi ed è sprintf. Quindi, ripeto, non stampa niente a schermo, hanno semplicemente mandato il nome printf. F sta per format, S sta per string. Andiamo a scorrere il codice per vedere cos'altro c'è. C'è un'altra cosa importante che vi dovevo spiegare, che mi sa che l'ho saltata. Ecco, ho trovato quell'altra cosa di cui vi volevo parlare. Qui siamo nel costruttore della classe game e qui abbiamo questo operatore. L'operatore che si scrive con due punti interrogativi. Che vuol dire? Questo si chiama null coalescing operator e c'è anche in C sharp. È un operatore infisso, quindi infisso significa che sta nel mezzo fra due operandi. Qui abbiamo l'espressione 1 e a destra abbiamo l'espressione 2. Questo operatore funziona in questa maniera, restituisce il primo operando se è impostato, quindi quella variabile esiste, ed è diversa da null, altrimenti restituisce player. Quindi se noi passiamo null, questo è null, quindi praticamente il nome del giocatore viene impostato con la stringa player, che vabbè, ci può stare bene così. Se viene invece passato un nome del giocatore, viene lasciato quello. Infatti, se io eseguo questo codice, se io infatti qua non passo nulla, una cosa che voglio dire mentre sono qua e poi eseguo, PHP impone l'uso del punto e virgola a differenza di JavaScript. Ma ovviamente non posso non passare un argomento, perché PHP non implementa il sistema di parametri come c'è la JavaScript, possiamo passare tutto quello che volevamo, però io posso passare null e questo si chiama player. Abbiamo passato null, in virtù di quell'operatore, quel null permette di impostare il nome del giocatore a player. Rimpostiamo questo per com'era. Questo, per essere diciamo più precisi, è quasi equivalente, non del tutto equivalente, alla seguente cosa. Quindi utilizzando l'operatore ternario, quindi se player è diverso da null, restituisci player oppure dammi la stringa player. Questo nuovo operatore, che non mi ricordo esattamente in quale versione di PHP è stato introdotto, e come dicevo c'è anche in C Sharp, permette di accorciare questo in questo. Perfetto pinguini, visto che abbiamo qualche minuto, facciamo qualche modifica interessante. Allora, qui siamo nella classe lastFrame, la classe frame. Ora, lo so che è un po' una forzatura, però lo facciamo ugualmente, così vi introduco all'uso dei tratti. Ripeto, è un po' una forzatura, però va bene. Allora, diciamo voglio mettere questi due metodi in un tratto. Vediamo come funziona, perché io non ho mai fatto un tratto. Mettiamo qua trait, no, chiamiamo frame facility, non so come chiamarlo, e carichiamo questi due metodi. Ora se io eseguo non funziona nulla, giusto? E infatti ottengo dei disagi. Il disagio che mi fa è che non trova il metodo isStrikingFrame e gli diciamo di utilizzare questo tratto. Use. I tratti si usano così, utilizzando la parola chiave use. Funziona tutto. Interessante. È stato semplice. Ora voglio mettere anche in questo tratto printRoll. Non so se i tratti hanno modificatore di accesso, ma qua public funziona, quindi vediamo se printRollProtected se lo carica. Se lo prende. Ora però voglio modificare questo metodo. Commentiamo. Perché lo voglio modificare, anziché utilizzare questi else if, else if in cascata, utilizziamo quella nuova espressione match. Vediamo se tutto funziona o otteniamo dei disagi. Ci sta che otteniamo dei disagi, perché è la prima volta che uso questo match. Wow, funziona tutto. Cancelliamo questo. Adesso però
Noi sappiamo che di print roll ci stanno due versioni, quella per frame e quella per last game, che semplicemente PHP sa che deve richiamare questa in virtù del polimorfismo, perché anche con i tratti il polimorfismo funziona. Posso fare l'overriding di questo metodo e funziona, infatti non abbiamo alcun disagio. No, in realtà abbiamo diversi disagi qua. Mi sono accorto adesso, abbiamo diversi disagi. E abbiamo uno sbotto di disagi qua, sta stampando solo X. Perché sta stampando solo X? Aspetta. Ah, perché la condizione era questa, era. Ok, fatemi modificare queste condizioni. And. Ok, ho semplicemente visto la parte finale delle condizioni. È stata una svista da parte mia, sono un po' stanco. Dopo tante ore di registrazione è normale che sia un po' stanco. Ok, perfetto, ci siamo, grandissimo. Ok, come vi stavo dicendo, per last frame, in virtù del polimorfismo, sono quasi certo che lui sta richiamando questo print roll e non quello del tratto. Posso usare un match anche in questo caso. Però qua io devo matchare semplicemente this di idx. E quindi qui posso utilizzare il match classico senza mettere condizioni e nient'altro. Quindi se è uguale a 0 mi deve valutare questa espressione come no point symbol. Nel caso in cui siamo è uguale a pins, la deve valutare come strike symbol default, ma la deve valutare in questa maniera. Mettiamo qua un'indentazione ed funziona benissimo. Pinguini, io sono riuscito a spiegarvi JavaScript e PHP in un'ora. Benissimo pinguini, per quanto riguarda l'ultimo video, quello di Python, sarà pubblicato penso tra una settimana circa, perché questa settimana io ho un viaggio di lavoro importante e non riuscirò a farlo, anche perché quello lo voglio fare veramente molto bene. È vero che vi avevo promesso 7 video, quindi saranno 6 video alla fine, però io ho ritenuto o più opportuno mettere PHP e JavaScript nello stesso video, perché molto spesso vanno in parallelo, perché con PHP si creano le pagine dinamiche e poi JavaScript le, diciamo, tra virgolette, le anima nel browser, mettendo delle funzionalità a livello dell'utente, e quindi alla fine ho pensato di portarle insieme. Con la sorpresa, infatti, tra qualche giorno cambierò la miniatura di questo video in quest'altra miniatura, e quindi se vi siete persi gli altri video di questo speciale di Code Academy in cui parlo di C, C++, Java e C Sharp, andate a recuperare. E quindi, se avete guardato fino a questo punto, io vi ringrazio un mondo e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!